Vede lavorare il vetro, è come vedere una ballerina danzare, è vivo, cioè il vetro è luce. Il vetro vi è sempre stato prodotto, fino dagli Etruschi. È stato incredibile come Starbucks abbia avuto quest'ottica di sposare il territorio per introdursi nel territorio stesso, con la ricerca di quel gusto passato, con la ricerca di quella tradizione, con la ricerca di tutta quella poesia che è soffiare il vetro. È stata una sfida perché le forme erano grandi, proibitive, le soffiate lo stesso. Starbucks ci ha permesso di unire un elevato contenuto tecnologico dei nostri processi produttivi attuali con la componente artistica vera e propria, e quindi si è lasciata completa libertà al maestro di lavorare sulle sfumature in modo da ottenere dei pezzi veramente unici. Il maestro non è altro il finalizzatore dei sacrifici di tutti gli altri. In ogni vetro c'è comunque una parte di ognuno di noi, cioè del team che ha fatto questo vetro. E quello dovrebbe essere quello che impreziosisce questo oggetto, cioè dove si vede la manualità. Cioè questo può essere solo riprodotto a mano. Non c'è una macchina in grado di fare una cosa di questo genere. Non può essere fatta a macchina, solo l'uomo. Si vede la lavorazione. Ottimo. Attendo con entusiasmo per una volta di poter accedere alla Roastery come cliente, per potermi anche timidamente sedere ad un tavolo e in ogni momento in cui riuscirò a cogliere in una persona seduta vicino a me un'emozione guardando quei pezzi, sarà un'emozione al contempo anche per me. Quella sensazione indescrivibile che si può provare soltanto sapendo tutta la fatica, tutto il lavoro che c'è stato a monte per realizzare quel vetro.